Età media dei falchetti quasi 22 anni, età media dei romani quasi 28. L'entusiasmo contro l'esperienza. Foligno Atletico Roma vince con un po' di fortuna l'esperienza. Il Foligno perde l'imbattibilità e si morde le mani per un 1-0 che poteva almeno essere 1-1. La cronaca. La fase iniziale è di studio, ma già si vede che la difesa ospite è una saracinesca che chiude ogni timido affondo di casa. Al 23esimo però il Foligno bussa più forte, sciaudone per Giacomelli, ma la palla è salvata sulla linea. Due minuti, è brutto il fallo di Dudu su Giacomelli, si scatena la rissa, l'arbitro però, mentre gli animi si accendono, si limita a una ammonizione per parte. Adesso sì che il ritmo cresce. Franceschini, il suo diagonale, va al lato. Rispondono i padroni di casa con un Cavagna insidioso che però non riesce a concretizzare. Prima dell'intervallo Romani in avanti, su Ciofani Rossini fa il miracolo. Si riprende, 5 minuti, galoppata di Della Penna a servire Giacomelli, ma il rasoterra non entra. È il preludio del vantaggio ospite, 8° minuto, De Oliveira per Balzano, 1-0, e adesso si vede l'Atletico Roma capolista, più aggressivo e più lucido. 13esimo ancora De Oliveira per Ciofani, il Foligno annaspa ma non molla, c'è Falcinelli a imbeccare Sciaudone, la palla però va al lato. 2 minuti e i falchetti hanno l'occasione della vita, l'arbitro assegna un rigore per un fallo su Sciaudone, sul dischetto va Cavagna, ma sbaglia clamorosamente. Il numero 10 bianco-azzurro non si arrende, ma la porta di Ambrosi è ancora blindata. I romani non vogliono strafare e nel finale salutano il blasone con 2 brividi firmati Ciofani e Miglietta. Peccato, posso dire solo peccato, perché dopo una prestazione del genere non ti aspetti la sconfitta, niente da riprovare ai miei, assolutamente, grande partita.